Radio Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. C'è un'azienda nel cuore dell'antica Locri e Pizzafiri che sa rendere unica la tua casa. Vetreria, serramenti, Vincenzo Montaleone SRL, che ti offre una vastissima gamma di decorazioni su vetro, stampa digitale, stratificazione con tessuti e glitter, resine colorate, sabbiatura, incisione, fusione, rilegatura, cristalli madras, specchi sagomati in tutte le forme, vetro ceramico, arte sacra. Esclusivisti Saint-Gobain Glass e Climalit Partners da oltre 40 anni. Trasformiamo pregiati cristalli grazie al marchio Design Partner. Porte interne, porte scorrevoli in acciaio e vetro temperato, box doccia su misura, in cristallo e PVC. Esclusivisti di zona dei sistemi Ponzio, serramenti dalle prestazioni eccellenti, infissi in alluminio e legno alluminio, veneziane automatizzate in vetro camera, tapparelli antiscasso, la nuovissima zanzariera plissé a rete liscia, portoni blindati. Vetreria, serramenti, Vincenzo Montaleone SRL, dal 1974 l'eccellenza del Made in Italy, gli artisti del vetro, gli artigiani del serramento. Parisi Fashion si rinnova e cambia sede. Ci trovi a Siderno in Corso Vittorio Emanuele numero 22. Da noi troverai le migliori marche, la camiceria di Mastai Ferretti, ma anche gli accessori di Catcherson e La Martina, la giubbotteria di Canadins, Alviero Martini, Siviglia, US Polo, Desigual, My Twin, Lucky Lou, Crizia, Diana Gallesi, Parisi Fashion, Corso Vittorio Emanuele numero 22 a Siderno.
Il giovedì 18 gennaio, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, rigorosamente in diretta per quanto riguarda i quotidiani calabresi. Siamo pronti ad analizzare attraverso la nostra edicola digitale tutte le notizie del giorno. A dominare è il maltempo, il forte vento ha flagellato la Locri della provincia, sono tantissimi i danni, purtroppo c'è anche una tragedia, è un morto nel Cosentino, faremo il punto della situazione, alberi divelti, traffico in tilt. Situazione veramente difficilissima e oggi è il giorno della conta dei danni, ma ci occuperemo anche di politica, c'è il nodo candidature in queste ore per i vari partiti che sono pronti dunque per la sfida del 4 marzo. Questo e tantissimo altro nella nostra prima pagina di informazione che stabilmente vi offre Telemia ogni mattina sul canale 85. Andiamo con ordine, il maltempo in primo piano, flagellata dunque la provincia, la Locride, ma un po' tutta la Calabria dal forte vento, va a verificare i danni, cade e muore, la tragedia dunque. Anche Catanzaro flagellata, tragedia sfiorata in una scuola ad Altomonte. Il dramma nel Crotonese, ferito anche il fratello e ingenti danni per il forte vento. Vedete qui un tetto distrutto dal vento dunque nel Crotonese. E rimaniamo a Crotone per cambiare argomento, l'abbraccio della città Giuseppe, un esempio da seguire. L'assassino insiste con la sua versione, qualcuno vuole uccidere. Verso le elezioni, Partito Democratico, braccio di ferro, Renzi, Minniti, ieri la direzione nazionale, il nodo intanto dell'uninominale. Ciro Marina, uccise Antonella, Fuscaldo condannato a 30 anni, poi l'operazione Stige a tenere banco, effetto domino anche a Casabona, commissione d'accesso. Cosenza, autolesionismo tra i ragazzi delle scuole medie, poi per quanto riguarda i temi di Reggio Calabria, nel taglio basso la scuola di Rosalì resta con Catona. La decisione in una giornata caratterizzata dalle proteste degli studenti. La Regione Calabria annulla le volontà della città metropolitana di accorpamento con Campo Calabo. Invece a Bianco, preside aggredito per aver mandato la visita fiscale dai parenti di un collaboratore, di una collaboratrice scolastica, è successo dunque nella Locride a Bianco, ci occuperemo a pagina 11 di tutto questo. Andiamo subito a Gazzetta, l'edizione di Reggio Calabria, lotta all'andrangheta in apertura, beni mafiosi restituiti allo Stato, clamorosa iniziativa assunta dalla preside del liceo Piria Maria Rosaria Russo, il prossimo anno, si legge nel sottotitolo con tanto di virgolettato, lascerò Rosarno, dice, denunciati alla DDA di Reggio, fatti inquietanti. E poi la fotonotizia di centropagina, spedizione punitiva, Bianco, dirigente scolastico aggredito in ufficio, senza dubbio insieme al maltempo la notizia del giorno, prima gli insulti e poi sono volati schiaffi e pugni. Andiamo al taglio alto, titolo sottotestate, i colonnelli del PD nel panico, lo dicevamo, tengono banco in queste ore le candidature, Renzi non possiamo presentare, sempre gli stessi volti, qui vedete il leader nazionale Matteo Renzi e il segretario regionale Ernesto Magorno alle prese con le candidature in vista del voto del 4 marzo. Ciro Marina, delitto Lettieri, 30 anni di carcere, allo spasimante qui l'omicida Salvatore Fuscaldo e ci occupiamo di spalla. Reggio, la protesta degli studenti del Piria arriva in piazza e poi Palmi, rivoluzione al comune, 6 arie anziché 10. Maropati, la cooperativa Futura, lavoratore ancora in stato di agitazione. Siderno, Bacinella, per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, 3 condanne confermate, 7 ridotte. Lasciamo per il momento Gazzetta del Sud e andiamo a dare un'occhiata subito alla prima pagina del giornale di Calabria. Vedete il giornale è diretto da Soluri, questa è la prima pagina in rosso, tutta dedicata alla tragedia a Mesoraca, muore cadendo dal tetto, scoperchiato dal vento, emigrato in Svizzera, era tornato per festeggiare i 18 anni del nipote. E poi influenza, circola un virus non previsto e aumentano le infezioni. Ancora allo studio le misure necessarie per riaprire l'aeroporto di Crotone. Insufficienti in Calabria gli investimenti per le ferrovie dello Stato, tutto questo all'interno del giornale di Calabria. E poi Crotone, migliaia di persone ai funerali del 18enne, sempre all'interno, disposto, e lo dicevamo prima, l'accesso antimafia al comune di Casabona. E poi si occupa ancora di maltempo, Confagricoltura chiede lo stato di calamità. A proposito
di maltempo, rimaniamo un attimo all'interno del giornale di Calabria, perché fai il punto a pagina 2 di quello che è accaduto durante la notte. Venti forti e pioggia hanno flagellato la Calabria, forti raffiche di vento e la pioggia a tratti anche intensa hanno creato disagi in tutta la Calabria. Si parla poi di fusione Corigliano Rossano. Sergio, saremo garanti della volontà popolare. Vedete Franco Sergio in questa foto. Andiamo ad occuparci di trasporti, lega ambiente sufficienti in Calabria, gli investimenti destinati alle ferrovie e poi diga sul Melito, Feder proprietà. I ritardi sono ormai intollerabili. Non ci sono altre notizie per quanto riguarda il giornale di Calabria. Lasciamo la prima pagina e anche l'interno, giornale di Calabria, che lo ritroveremo anche domani nella nostra rassegna stampa. Nel frattempo si ritorna ai quotidiani calabresi. Andiamo subito ad occuparci di Gazzetta, come al solito l'interno, perché apriamo le pagine regionali calabre. C'è il nodo delle candidature, ma c'è tanta cronaca giudiziaria. E poi c'è questo fatto accaduto in queste ultime ore a Bianco, il preside aggredito. Vediamo quello che realmente è accaduto, iniziando però dalla politica. I colonnelli del PD nel panico. Vedete pagina 19, approvate le deroghe solo per premier e ministri, nel centrodestra la quarta gamba verso lo strappo. Un partito, dice Renzi, non può riproporre sempre gli stessi volti, è tutto da definire. Ancora incerta pure la collocazione di Stefania Covello ed Enza Bruno Bossio. Vedete qui l'ex premier Matteo Renzi, adesso segretario nazionale del Partito Democratico, e appare anche Ernesto Magorno, che è il segretario regionale proprio del PD. Ancora il buffet di Bruxelles, spesa giustificata. Vedete questo virgolettato, la regione spiega i dettagli. Qui autorità di gestione Paolo Praticò coordina la programmazione. Il dirigente Praticò sottolinea la qualità del lavoro svolto sui POR. E ancora, per quanto riguarda Lamezia Terme, Cosenza Crotone a 38,3 km orari, sulla Ionica si va ancora a diesel. Legambiente sui treni in Calabria sotto sviluppo. Ora qualcosa si sta facendo, ma il traffico è in netta diminuzione. Avete trenini, la stazione qui in questo caso è quella di Lamezia Terme. E noi andiamo avanti, ci occupiamo subito di Rosarno all'interno delle pagine Calabria. La preside Coraggio lascia i beni dei clan ridati allo Stato. L'annuncio di Maria Rosaria Russo, che dal 2019 non resterà al Piria. Gravi denunce sulla delegittimazione del suo operato esposto alla DDA sul trasferimento dell'alberghiero di Locri. Un fiume in piena, hanno dichiarato, dice, che la sottoscritta è la nipote del boss Piero Malli. E ancora a fianco Ciro Marina, l'omicidio Lettieri, Fuscaldo condannato a 30 anni. La commessa uccisa a Ciro Marina la sera dell'8 marzo. Il 51enne, reo confesso, è stato giudicato con il rito abbreviato. La pubblica accusa ha fatto leva sugli aggravanti della crudeltà e premeditazione. Caso Bergamini, a tenere banco al vaglio dei PM la posizione di altre due persone. La procura di Castrovilla ristringe il cerchio, il procuratore Facciolla indaga in tutta Italia. Negli ultimi mesi sono stati verificati gli alibi di una settantina di individui. Vedete qui il calciatore del Cosenza, il povero Denis Bergamini. Proseguiamo, accesso antimafia al comune di Casabona, lo anticipavamo già prima, lo ha disposto il prefetto di Crotone dopo gli arresti dell'operazione Stigi, che ha portato ad oltre 69 arresti. Domenico Cerrelli, vice sindaco del paese, coinvolto, ricordiamo, nell'inchiesta. Aggredita la troupe delle Iene da 5 persone davanti alla chiesa di San Vincenzo La Costa dopo aver intervistato un prete. Indagini lampo dei carabinieri, identificati e denunciati 2 autori. Solidarietà è stata espressa alle vittime dalla Federazione Nazionale della Stampa. Vedete qui l'inviata Valeria Castellano. E ancora immediato l'intervento dei carabinieri di Rende, 2 persone sono state subito identificate e denunciate per aggressione. Dirigente scolastico picchiato invece in ufficio, è successo a Bianco, inquietante senza dubbio questo episodio. Immediata solidarietà al preside finito nel mirino anche dal vescovo della diocesi di Locri Gerace, Monsignor Oliva. Grave episodio dunque nell'istituto comprensivo Macri di Bianco, che ha visto vittima di aggressione il dirigente scolastico Sebastiano Natoli. E noi andiamo ad occuparci subito della cronaca di Reggio,
Aeroporto, i trasporti in primo piano, Alitalia blocca le prenotazioni. I biglietti sul portale dell'ex compagnia di bandiera si possono acquistare fino al 24 marzo, solo un cambio di orario e questo è il punto di domanda. La società ogni anno ripete le stesse operazioni, inquietudini anche per la riduzione dei voli di Blue Express. Continuiamo ancora con Gazzetta, per quanto riguarda adesso la cronaca di Reggio, Massimo Ranieri infiamma il Celea, ma proprio qualche sera fa ad infiammare anche la città di Reggio Calabria è stato il concerto di Biagio Antonacci, migliaia le persone che hanno applaudito la performance di questo big della canzone italiana. La pagina della Tirrenica, per occuparci di Piana, dipendenti innamorati del ruolo, vedete il virgolettato Palmi, varata la nuova organizzazione degli uffici comunali. Ranuccio, il sindaco, arie ridotte da 10 a 6, segnali importanti, dice, dentro e fuori il palazzo. Decisione assunta nell'ottica della funzionalità della macchina burocratica comunale. Continuiamo, arresto cancellato per Ernesto Fazzalari, operazione Terramara Closed, lo stesso riesame ha pure disposto la scarcerazione di Domenico Mezzatesta. Vedete Ernesto Fazzalari e il riesame ha annullato l'ordine di arresto. Taurianova, eventi di carnevale, pubblicato il bando. E poi ancora, per quanto riguarda le altre notizie, Palmi, la notte del classico alla luce delle fiaccole al liceo Pizzi di Palmi. La preside Malamaci ha salutato un pubblico numeroso in aula magna, sottolineata l'importanza di conoscere la lingua e la civiltà greca e latina anche oggi. E poi notizie in brevi, la prima. Dunque, eccola, commemorati Fave e Garofalo, stamani a Scilla, dove furono uccisi nel 1994. E poi emergenza rifiuti al Gioia Tauro, il comitato, chiediamo soluzioni. Proseguiamo, cooperativa futura, nuova agitazione, lo anticipavamo nei titoli di apertura, non c'è pace per la cooperativa futura di Maropati, i dipendenti della struttura psichiatrica, senza stipendio ormai da 20 mesi. Solo promesse nell'incontro con il direttore generale dell'ASP, Brancati. Il forum del terzo settore interviene per chiedere rispetto anche per le famiglie dei degenti. Vedete qui la struttura della cooperativa futura, nel riquadro i dipendenti residenziali, dipendenti che lavorano all'interno della struttura residenziale psichiatrica proprio di Maropati. E ancora Palmi, furto dei PC a scuola, Rosarnesi alla sbarra, in tre hanno scelto l'abbreviato. Oltre alla raid al Paolo VI di Gioia Tauro, anche reati per armi e droga. La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza per Francesco Bagalà. Gioia Tauro, inchiesta a cumbertazione, rinviata al Tribunale della Libertà la posizione dell'imprenditore. Vedete intanto qui l'avvocato Domenico Alvaro. Giuseppe Bagalà scarcerato dal Tribunale della Libertà, l'imprenditore di Gioia Tauro libero dopo un anno. Anche per lui la Suprema Corte aveva annullato l'ordinanza con rinvio. Era questa l'ultima notizia che riguardava la Piana, ci occupiamo subito di Ionica, a Melito, caro bollette cittadini alla disperata ricerca di risposte. Caos generale a Melito Porto Sarvo, ieri un gruppo di residenti ha incontrato l'assessore Marcianò che ha garantito verifiche sui ruoli, contribuenti infuriati per l'arrivo dei solleciti sul servizio idrico. Il movimento Città da Cambiare attacca tutta l'amministrazione comunale e chiede interventi. Melito, istituto familiare, tempo di porte aperte, e ancora Bruzzano, insorge Cuzzola, scuola indecente, non è affatto vero. Secca e ferma replica dopo la segnalazione del garante per l'infanzia. La pulizia dei locali scolastici non deve essere eseguita da personale del comune. Vedete qui un corridoio, un interno dell'edificio scolastico. Il CAPS denuncia caccia abusiva nel pantano di Saline Ioniche, l'attività venatoria praticata in violazione anche delle distanze minime. E poi accoglienza dei migranti a Montebello, il sindaco difende la scelta, botta e risposta a Montebello Ionico. Suraci, se si vuole che la struttura chiuda, lo si chieda a chi ne ha il potere. E poi Palizzi, domattina riunione di consiglio, solo due punti, entrambi legati alla 106. All'ordine del giorno anche i lavori di costruzione della variante all'abitato. Andiamo ad occuparci adesso di cronaca giudiziaria, ci spostiamo alle pagine della Ionica ancora, ma con noi in primo piano il comprensorio, la Locride, Bacinella, tre condanne confermate. Clan di Siderno, chiuso il processo di appello del Troncone, celebrato con rito abbreviato. Nel sottotitolo si legge la pena più elevata, 12 anni, a Domenico Infusini, 7 gli sconti. L'inchiesta è stata eseguita.
dal gruppo di Locri della Guardia di Finanza in collaborazione con lo SCIO di Roma. Qui vedete la Corte d'Appello, a sede nel vecchio edificio di Piazza Castello a Reggio Calabria. A fianco Locri, il teatro coperto è ora una realtà, gestione assegnata al CTM 300 i posti a sedere. Sabato ci sarà l'inaugurazione, finalmente ultimato, vedete che bellissima struttura, avviato nel 2004 l'iter per il nuovo teatro di Locri che finalmente apre battenti. Caulonia, anticipazione di cassa per pagare i precari LSU ed LPU. Il sindaco della città di Caulonia, Belcastro, afferma: abbiamo mantenuto l'impegno preso. È stato attinto al finanziamento di 649.000 euro del Ministero del Lavoro. Vedete, il primo cittadino Caderina Belcastro ha rivendicato il lavoro svolto. E poi Vallata dello Stinaro, canali TV della RAI ancora fuori servizio, la protesta si fa rovente, prende corpo l'ipotesi di avviare una class action. Il disservizio ancora persistente si ripete ogni volta che il maltempo spazza la zona. Vedete qui Monte Antenne, il rilievo sul quale sono posizionati le apparecchiature della RAI. Territorio flagellato dalla furia dell'evento, lo dicevamo in precedenza, appello del consigliere regionale Neri per Condofuri, Brancaleone, Palizzi e San Lorenzo. A Placanica, nella frazione Titi, piegati dalle raffiche diversi pali della luce. Divelto anche parte del tetto di un supermercato in territorio di Caulonia. Era questa l'ultima notizia, oggi prevale il sole, intanto dovrebbe diminuire il vento, almeno sono queste le previsioni, vento che purtroppo durante la notte ha creato ingenti danni, ma soprattutto tanta paura in tutta la Calabria, in provincia e soprattutto nelle principali arterie autostradali. Andiamo ad occuparci del quotidiano, siamo nella seconda parte della nostra rassegna stampa in diretta dallo studio centrale di Telemia. L'ultimo saluto a Giuseppe, ieri a Crotone, è la notizia che domina senza dubbio all'interno. Andiamo subito a dare un'occhiata a questa news. Vedete l'ultimo ballo del povero Giuseppe, la bara oscilla al ritmo di salsa al termine dei funerali, lungo corteo con gli striscioni dei compagni di scuola. Proseguiamo, ci andiamo ad occupare adesso dell'interrogatorio "qualcuno vuole uccidermi", la pagina numero 7. I fratellini della vittima, arma anche contro di noi. Il GIP non crede alla storia di Gerace che resta in carcere. E poi il garante, questo ragazzo è il figlio di tutti i calabresi onesti. E ancora il sindaco, la città non lascerà sola Katia nel suo dolore. Ci andiamo ad occupare subito adesso di maltempo, ricca la pagina del maltempo anche oggi nel nostro TG News delle 13.30. La tragedia intanto a Mesoraca, in tutto il crotonese segnalati crolli, tetti scoperti e danni anche alle scuole. Vento letale a Crotone, una persona purtroppo è morta, un uomo è precipitato dal tetto di casa dopo un cedimento, stava cercando di ripararlo, ferito gravemente il fratello. C'è anche un ferito dal crollo improvviso di un albero. Tronchi e detriti sui binari, una giornata di grandi ritardi quella di ieri, molte zone rimaste al buio, tecnici Enel al lavoro. Ancora Catanzaro, il capoluogo sotto le raffiche, assoverato e Botrocello, i sindaci ordinano scuole chiuse. Alberi sradicati finiti sulle auto, tetti scoperchiati e vetri in frantumi. Vedete qui alcune immagini del maltempo che ha colpito la città capoluogo, in basso danni al palazzetto dello sport a Botrocello. Cosenza, i tetti delle scuole a pezzi, con gli studenti in aula. Vedete il tetto divelto è caduto della scuola di Altomonte. Queste sono le immagini. E ancora, per quanto riguarda le pagine Calabria, sono temi regionali che anticipano tra poco Locri de Piana, Ciro Marina, ci occupiamo di cronaca giudiziaria, delitto Lettieri, inflitti 30 anni. Il rappresentante dell'accusa, non genuino il suo pentimento, accolta, si legge nel sottotitolo in toto, la richiesta del PM per il brutale femminicidio dello scorso 8 marzo. Qui Salvatore Fuscaldo e poi Antonella Lettieri a destra il luogo del delitto. Crotone, killer tradito da intercettazioni nella sala d'attesa in questura. Le indagini sull'agguato al bar. Per quanto riguarda invece gli altri temi, a bianco, abbiamo detto, c'è stata questa aggressione al preside, aggredito per una visita fiscale.
hanno anche messo a soqquadro l'ufficio, rompendo quadri e suppellettili. I parenti di una collaboratrice scolastica hanno preso a ceffoni il preside, eccolo Sebastiano Natoli, 63 anni. Il preside non riconosce la malattia professionale alla collaboratrice scolastica e viene preso a ceffoni nel suo ufficio. È accaduto a Bianco, all'interno dell'istituto comprensivo Macri, dove il preside Sebastiano Natoli, di 63 anni, è stato affrontato da due individui che gli hanno messo a soqquadro l'ufficio, rompendo quadri e suppellettili e lasciandogli anche sul volto il segno di ceffoni ben assestati. E ancora Cosenza, autolesionismo fra ragazzi delle medie, 5 casi in una scuola, protagonisti fra i 12 e i 14 anni. Vediamo subito Catanzaro adesso, per dare dunque quest'altra notizia di pagina 12 nelle pagine regionali. Sequestro confermato al primario, il riesame rigetta l'istanza della difesa, resta in piedi l'accusa di truffa. Medico a tempo pieno all'università, esercitava attività esterna illegittimamente. Vedete qui il sostituto procuratore Vito Valerio. E poi agricoltura, 13° forum della Coldiretti il prossimo 19 gennaio. Cosenza, iene aggredite, ci sono due denunce, sono i parenti del parroco intervistato. Continuiamo Casabona, Stige, effetto domino sui comuni. E l'operazione di qualche giorno fa che ha portato ad oltre 69 arresti. Il presunto boss e suo cognato e puntava all'appalto del depuratore. Commissione di accesso antimafia dopo l'arresto del vice sindaco Cerrelli. E ancora l'inchiesta, il clan sapeva della delibera molto molto tempo prima. Elezioni adesso, in primo piano la politica, Partito Democratico, Renzi non ha voglia di mediare, le candidate sono tutte concentrate a Cosenza. Al centro c'è solo la Sculco. Il segretario vuole tutti big all'uninominale, il problema intanto delle quote rosa. Vedete che un momento della direzione nazionale del PD ieri a Roma. Movimento 5 Stelle, da Cosenza primo ricorso contro le parlamentari. E poi Leo, l'articolo 1 dice no ai candidati calati da Roma, i sondaggi danno per certo il collegio cosentino. Acqua, diga del Melito, Tallini sposa la battaglia di Manno, la Calabria sana, faccia muro. Continuiamo la pagina di Reggio verso le politiche del 4 marzo, democrati sul piede di guerra, deludente trasferta alla direzione nazionale PD, Falco Matà e Marciano a Roma, ancora nessuna certezza e soprattutto nessun nome. Direttamente a quelle che sono le notizie in questo finale per quanto riguarda la Locride, parliamo di tromba d'aria sferza la vallata dell'Ostilaro, ma sono tanti i comuni colpiti dalla furia del vento. Alberi e segnali sradicati, la copertura di un'abitazione scaraventata sulla provinciale 9, stalle scoperchiate e bestiame dunque che sono stati messi KO, frane sulla strada provinciale 97, bus e tir fermati. E poi Ionica, vedete, neri, maltempo, danni e disagi alle aziende e alla viabilità, interventi urgenti, dunque situazione difficilissima per il forte vento che sembra adesso placarsi, anche se le previsioni ancora portano forte vento anche nelle prossime ore. Monasterace, differenziate, il comune c'è, bande regionali per il servizio, obiettivo rafforzare la raccolta. Sempre a Monasterace, Raco riporta la notizia dello SPRAR, 25 migranti ospitati, convenzione rinnovata per 3 anni, accoglienza, dirige piani la cooperativa Goel. E noi ci occupiamo di Aspromonte verso il 2018 ad alta quota. L'associazione di Pellegrino e Romeo presenta il programma annuale. 34 escursioni in montagne, impervie, boschi stupendi e valloni selvaggi. E poi gioiosa Mer Rouge ai David di Donatello. Per quanto riguarda Locri, affido condiviso, avvocati a confronto. Il ruolo dei minori ed ex coniugi dal punto di vista dei legali. Vedete il tavolo dei relatori per questa importante iniziativa messa in campo dall'AIA, Associazione Italiana Giovani Avvocati. Siamo già alla Piana, nella parte finale, l'autodifesa della Russo, ci spostiamo a Rosarno, la dirigente scolastica sulle sue vicende giudiziarie. Ai tempi dei fatti contestati non ero socia di riferimenti, dicete la dirigente scolastica Maria Rosaria Russo. Avvicendamenti, Polistena e Cittanova,
Il questore nomina i nuovi dirigenti dei commissariati. A Gioia Tauro, Montanaro sarà il vice di Trotta. E poi Palmi, l'arma non dimentica Fave Garofalo. Ricorre il 24° anniversario dei due carabinieri caduti in un agguato in autostrada. Cerimonia di commemorazione sul luogo dove sono stati uccisi, poi messa a Palmi. L'ombra di 'Ndrangheta è cosa nostra. Taurianova, Terramara, scarcerato mezza testa. Gioia Tauro, convalidati gli arresti di Luca, sposato, madre e figlia, in manette per arma e droga, genitrice ai domiciliari. L'ultima pagina, ancora per quanto riguarda la Piana, dove va la Piana? Un dramma dai molteplici aspetti, è necessario il contributo di tutti, per lo giacco bisogna guardare al Mediterraneo. Vedete il porto di Gioia Tauro in grande crisi e qui c'è l'este lo giacco che fa un po' il punto della situazione. Maropati, cooperativa futura, stato d'agitazione per evitare il peggio, solidali, sindaco, dunque per quanto riguarda i lavoratori che non percepiscono lo stipendio da 20 mesi. Ancora Rizzico, Imu e acqua, bollette dubbie, molte le lamentele da parte dei cittadini. Gli avvisi del comune si riferiscono ai tributi per l'anno 2012. Palmi, fiaccola accesa alle Ciopizzi, le iniziative per la notte nazionale del classico. Andiamo ad occuparci subito adesso di sport, siamo nel finale, Altalena Napoli, ora sale Politano, ancora il mercato, ma c'è il ritorno in campo già nel fine settimana. Crotone, Benali, sì, e Ricci ancora in stand-by. Vediamo invece le altre calabresi, orgoglioso di essere alla regina. Vedete Gennaro Armeno, un nuovo arrivato in casa Maranto, è fatta per Castiglia, manca solo l'ufficialità, il tecnico riflette anche sui moduli. Armeno qui per volontà di Maurizio, dunque è in conferenza stampa, lo ha detto, sono qui per il tecnico, voglio rilanciarmi e credo nei playoff. Basile a caccia di altri rinforzi, tanti i contatti per una regina che sembra cambiare pelle. Non ci sono altre notizie importanti, non dimenticatevi che oggi ci sono le decisioni del giudice sportivo, tutto questo a pagina 31. Fermiamoci qua, non abbiamo notizie per quanto riguarda il nostro portale, c'è solo una notizia dell'ultima ora che riguarda soprattutto, vedete, il maltempo. Andiamo a dare un'occhiata al nostro sito, devastati dal vento, con raffica a 170 km orari, un uomo muore cadendo dal tetto, strade interrotte e ingenti danni, oggi scuole chiuse in alcuni comuni e questa dunque la situazione. E poi ancora, vedete, ieri sera l'ha puntato Braseri, il sogno di una vita, cadute di tegole e alberi lungo la strada statale 106 causa del forte vento. Il nostro portale ieri sera è stato dunque nelle condizioni di aggiornarvi in tempo reale su quello che stava accadendo in tutta la provincia per il forte vento. Calabria, maltempo, un morto nel Crotonese, lo abbiamo detto prima, e poi vedete, questa è la notizia di qualche minuto fa, devastate dal vento con raffica a 170 km/h, dunque per quanto riguarda soprattutto la tragedia avvenuta a Misuraga con la morte di questo giovane, cadute tegole, alberi lungo la strada statale 106 a causa del forte vento, oggi tanto lavoro per rimettere tutto a posto. E ancora in primo piano per la cronaca, vedete, l'aggressione al preside della scuola di Bianco, il professor Natoli, il consiglio d'istituto manifesta solidarietà e condanna il vil gesto. Bene, ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti. La rassegna stampa ritornerà puntualmente domani con la presenza in studio del nostro editore Giuseppe Mazzaferro, 13.30 invece il nostro TG News per quanto riguarda tutti i fatti del giorno e tutti i nostri servizi. Grande rilevanza oggi al maltempo, al forte vento che ha spazzato la provincia. Grazie per averci seguiti, buona giornata a tutti.
alla Hair Cosmetic, scuola per acconciatori autorizzata dalla provincia di Reggio Calabria, sono aperte le iscrizioni per gli anni 2017-2020. Per info chiamate al numero 333-3794-577 oppure rivolgetevi in via Marconi, numero 26, al secondo piano, all'Ocri. Hair Cosmetic, un lavoro garantito. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. All'Ocri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, all'Ocri, la scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini, cabaret, serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.